Buonasera. Fino ad oggi ci siamo occupati di parlare, per ciò che riguarda la navigazione, sempre di popolazioni oppure di situazioni comunque in qualche modo collegate all'antichità o al primissimo Medioevo. È opinione comune che quando uno poi abbandona l'antichità e deve occuparsi di qualche cosa che si avvicina cronologicamente a noi, le cose diventano più semplici, diventano in qualche modo più logiche, più documentate. Bene, questa è una delle affermazioni più sbagliate che esistono. Non è vero che noi sappiamo più di cose vicino a noi che di cose lontane da noi. Ci sono dei periodi dell'antichità che per noi sono enormemente documentati e periodi molto vicini a noi, anche molto importanti, che però sono assai poco documentati, e questo perché la storia non ci avverte mai in anticipo. Cioè non succede mai che la storia dice: allora tra un anno succederà una cosa importantissima, quindi addrizziamo tutti le orecchie e documentiamo tutto perché sta per accadere una cosa importantissima. Non succede quasi mai, quasi mai. Per cui molto spesso le cose acquistano una certa importanza, una certa rilevanza storica con il giudizio che gli danno i posteri. E quindi spesso quando la documentazione ormai è sfuggita via. E questo purtroppo lascia spazio a quello che è la piaga, la malattia maggiore contro cui abbiamo a che fare noi storici, cioè la manipolazione storica, ovvero far sì che della storia venga ricordato un giorno solo ciò che ci interessa, in modo tale da poter dare poi una certa giustificazione storica e poter affermare dei diritti o rivendicare delle priorità che in realtà al momento in cui l'evento si è verificato spesso non c'erano. Bene, l'episodio, le vicende legate a Cristoforo Colombo sono uno degli episodi particolarmente emblematico per questo problema, per queste problematiche. Tutti quanti noi a scuola, fin dalle scuole elementari, in qualche modo abbiamo studiato Cristoforo Colombo. E a tutti quanti noi è stato in qualche modo insufflato una storiella molto semplice, molto banale, per spiegare una serie di problematiche enormi che, sembra incredibile, ma tuttora sono frutto di grande dissertazione tra gli storici, anche perché quasi in nessun evento della storia umana, come sulle vicende di Cristoforo Colombo, esistono possibili rivendicazioni, nazionalismi legate alla figura di Colombo e legate a ciò che Colombo è seguito. Questo perché quello che per noi è un evento di importanza veramente capitale, mondiale, come il raggiungimento dell'uomo mondo da parte di alcuni cittadini europei, all'epoca passò, non dico venne banalizzato, ma passò sotto un grande vaglio della storia e dei politici dell'epoca, salvo poi accorgersi con il senno di poi, spesso anni dopo veramente, dell'enorme importanza che tutto questo aveva. Per cui cosa significa? Significa che sembra incredibile, ma noi non abbiamo, o quasi, nella documentazione dell'epoca, informazioni legate a Colombo. Cioè, non è che Cristoforo Colombo ha tenuto un diario dove ci ha raccontato tutto quello che ha fatto. Non è che c'è stato qualcuno che ha messo per iscritto le vicende del viaggio di Colombo sia prima che dopo il viaggio. No, non è stato così. Tutte le informazioni che esistono, e sottolineo 10 volte, tutte le informazioni che esistono, derivano solo da 2 scritti. Il primo scritto è la vita di Cristoforo Colombo, navigatore, da suo figlio Fernando. Una sorta di biografia di Colombo che risulterebbe essere stata scritta da suo figlio Fernando. In realtà noi oggi diciamo che non è così. Perché? Perché questo scritto venne stampato a Venezia
nel 1572, quindi 90 anni dopo la spedizione di Colombo, quando era già morto abbondantemente pure il figlio Fernando. Quindi sicuramente non è scritto dal figlio Fernando. Oltretutto noi abbiamo un'edizione italiana, scritta appunto, pubblicata appunto a Venezia nel 1572, che è una traduzione peraltro malfatta di un presunto originale scritto in spagnolo. E quindi noi oggi non sappiamo quanta credibilità dare a questo testo. La nostra fonte più importante, allora, rimane un altro testo scritto da un poeta, in realtà è un poeta che però si diletta anche in questo caso di storiografia, che si chiama Inca Garcilaso de la Vega, il quale ha scritto un'opera monumentale, l'Historia de las Indias, intendendo le storie dell'America, 9 volumi. Di cui il primo volume sarebbe dedicato appunto alle prime vicende, alle prime spedizioni. Però curiosamente quest'opera di Inca Garcilaso de la Vega noi la conosciamo solo quando venne per la prima volta data alle stampe, d'accordo? Ed è attraverso un altro storico che si chiama Bartolomé de las Casas, che in qualche modo parafrasa quest'opera di Inca Garcilaso de la Vega, e che è anche lui uno storico del Cinquecento, ma quest'opera, vi dicevo, venne data alle stampe solo alla fine del 1800, nel 1890. E quindi, quando ormai la vicenda è accaduta praticamente da 400, anzi da 500 anni, e quando evidentemente pareva opportuno dare tutta una serie di giustificazioni storiche, di spiegazioni storiche, e chiarire un contenzioso su cui ci si andava arrovellando praticamente da decenni. Tutto ciò che noi sappiamo su Cristoforo Colombo deriva unicamente da questi due scritti che io vi ho detto, che non sono suoi contemporanei. Ecco quindi che in virtù della grande importanza che il personaggio ha avuto, va da sé che, diciamo, c'è stato fin dall'inizio, fin dal 1500, tutto un tentativo, una corsa ad accaparrarsi il merito o di aver dato i natali a Colombo. Per cui io penso che paragonabile a Colombo ci sia giusto Elvis Presley come tendenza a dire è nato lì, ha fatto questo, era parente di quello, eccetera. Colombo si è detto che era, oltre che ovviamente genovese, a parte che genovese, ma presto a dire genovese, un po' tutte le città della Liguria si sono contese il diritto di aver dato i natali a Colombo. Incredibile. Ma la Spagna ha rivendicato fortemente che Colombo era spagnolo, quando poi alla fine, negli anni 70, sono stati trovati inevitabilmente dei documenti che fanno riferimento alla nascita di Colombo a Genova, dice però era di origini spagnole. Cioè, non mi meraviglierei se qualcuno si alzasse e dice no, Colombo è nato a Ancona, non mi meraviglierei. C'è chi dice che era scozzese, c'è chi dice che era irlandese, c'è chi dice che era portoghese, chi era greco, molti dicono che era ebreo. Qualcuno dice era ancora ebreo, qualcuno dice no, era un ebreo convertito, un altro dice no, era un cristiano che a un certo punto si è finto ebreo. Cose incredibili. Quindi considerate che veramente si è detto di tutto. Così come si è detto di tutto anche su quelle che sono le motivazioni, il finanziamento, le vicende legate al suo viaggio. Ma tutto questo è legato all'enorme scarsità delle fonti. Purtroppo siamo alle solite, siamo assolutamente alle solite. È difficilissimo che voi incontriate uno storico, un archeologo, che ha il coraggio di dire quello che sono, che è assolutamente la realtà delle cose, cioè che noi non abbiamo documentazione. È difficilissimo che trovi qualcuno che vi dice boh. Perché se uno dice boh, lascia spazio a chiunque altro vuole dire qualcosa.
se io invece non dico boh, ma dico una cosa, sia essa pure una buffonata, qualunque altra persona deve avere la forza dialettica di contestare quella buffonata. E quindi la buffonata rimane a galla più a lungo. D'accordo? In realtà, come ripeto, noi non sappiamo quasi niente. Anche se adesso ci sono una serie di documenti che almeno sulla nascita di Colombo a Genova tenderebbero a non avere dubbi, o quantomeno sul fatto che Colombo fosse a Genova nella prima parte della sua vita. C'è dubbio sul padre, qualcuno dice che si chiamava Domenico Colombo, che era un lanaiolo. Recentemente sono stati fatti diversi studi che tenderebbero a, tra l'altro studi anche, perché il problema degli studi è che spesso sono fatti da studiosi, gli studiosi non sono sprovveduti che dicono una cosa così, in genere supportano documenti, no? E recentemente si è fatta avanti un'idea secondo la quale forse Colombo sarebbe un figlio illegittimo di Papa Innocenzo VIII Cibo. In realtà considerate che Papa Innocenzo VIII Cibo è un personaggio che ritorneremo, ne parleremo abbondantemente questa sera, sul fatto che lui sia figlio di Spurio del Papa e sia stato concepito addirittura a Napoli. In un'occasione in cui il Papa, che non era ancora Papa, si trovava appunto a Napoli, risulta dubbia, perché pare che la presenza a Napoli di questo Papa, o meglio di questo giovane, sarebbe peraltro attestata quando aveva 14 anni. Allora, che uno a 14 anni ha un'avventura e fa un figlio, anche se siamo nel 1400, all'epoca era un po' difficile. Però insomma, ci sono tantissime problematiche in tal senso. Ecco che quindi, forse mai come in questa sera, io mi troverò costretto a darvi una serie di, si dice, si pensa, qualcuno ha ipotizzato, è documentato questo, però il punto fermo non c'è, anche se bisogna dire che, stavo dicendo prima, negli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti, ma passi avanti che non sono stati unanimemente riconosciuti, ne parleremo di questo. Quello però che è assolutamente importante, ed è una cosa che mi preme tantissimo, è sempre contestualizzare la storia, cioè nessuno di noi nasce ed è un personaggio così, una meteora che attraversa il mondo e che compie un episodio storico. Ognuno di noi fa quello che fa perché nasce in un certo luogo, in un certo momento, d'accordo? In altri momenti, in altri luoghi, ognuno di noi sarebbe stato qualcos'altro, o un grande o un misero, d'accordo? Quindi ognuno di noi è contestualizzato nell'epoca storica di riferimento. In questa circostanza siamo in un momento storico molto molto particolare. Tutta la storia del Medioevo, tutta la storia del Medioevo si era svolta in un equilibrio, in un incontro, scontro tra le civiltà del Mediterraneo e le civiltà dell'Oriente. Anche quando questo scontro si era trasferito in ambientazione religiosa, quindi quando l'Oriente era diventato simbolo dell'Islam, tutta la storia del Medioevo era legata a quello. Pensate alle crociate, tutto quanto questo legame continuo tra Occidente e Oriente. L'Occidente campava dei commerci che arrivavano dall'Oriente, l'Oriente campava delle relazioni diplomatiche e dei commerci anche lui che arrivavano dall'Occidente. Il mondo era aperto. Il mondo è sempre stato aperto, eh? Lo era nell'antica Roma, lo era in epoca ellenistica, lo era anche nel Medioevo. E sembrava assurdo concepire un mondo che fosse chiuso. A un certo punto questo mondo si chiude. Perché? Perché nel 1453, con la caduta di Costantinopoli, tutto quello slancio che tutti i paesi dell'Europa avevano verso l'Oriente sembra venir meno. L'Oriente si chiude, resterà chiuso pochissimo, intendiamoci, pochissimo. Diffidate della diffidenza che viene espressa verso la politica dei turchi a Costantinopoli nella metà del
del 400, si potrebbe fare altro che conferenza, si potrebbe fare un ciclo di conferenze solo sull'importanza della Costantinopoli nel passaggio dai greci ai turchi. Però quello che è certo è che il mondo occidentale ha paura, a un certo punto vede l'arrivare i turchi che prendono Costantinopoli e quindi l'Oriente si chiude. E allora tutti quei commerci che erano con il Mar Nero, con l'India, con la Cina, con l'Arabia, col vicino Oriente, a un certo punto si interrompono, o quantomeno si fanno interrompere, ma non sono i turchi a interromperli, è l'Occidente che li interrompe. E quindi si cerca un altro slancio, si cerca un'alternativa, come se non si potesse campare senza la seta che viene dall'India, o la cannella che viene da Sri Lanka, oppure il coriandolo che viene dall'Indocina, d'accordo? È un discorso di apertura politica e mentale. Alcune città erano particolarmente decentrate verso l'Oriente, le famose repubbliche marinare, no? Tra cui c'era anche Ancona, che è stata tanto così dal diventare una delle più importanti repubbliche marinare. Soprattutto Genova aveva una grande quantità di porti nel Mar Nero e Genova era una città pirata per eccellenza, eh? Tutto il mondo era atterrito dalle navi genovesi. I genovesi si erano resi conto già di questo problema, tant'è vero che ancora in pieno Medioevo, nel 1291, quindi ben lungi dall'aver paura di un'eventuale caduta di Costantinopoli, questa è un'immagine di Genova appunto nel Medioevo, e nel 1291 c'erano stati persino due fratelli genovesi, che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che avevano avuto un impulso. Andiamo a vedere che c'è al di là dell'Oceano Atlantico. E nel 1291 questi prendono due galee, cioè due navi genovesi, che si chiamavano una la Sant'Antonio e l'altra la Allegrezza, e salpano da Genova, attraverso tutto quanto il Mediterraneo, oltrepassano Gibilterra e poi non si sa più niente. Anche se vent'anni dopo, curioso, vent'anni dopo ci fu un navigatore genovese che aveva una serie di rapporti commerciali con la costa africana e, arrivando nel golfo del Senegal, vide un uomo che lui trascrisse sul suo diario: parve della nostra stirpe e lingua. Un genovese nel golfo del Senegal, quindi forse qualcuno era sopravvissuto. Questo per farvi capire che in realtà c'era stata tanta impulso, tanta idea di trovare qualche cosa che c'era oltre Gibilterra. Fino a quel momento non era stato fatto, non perché non si avessero l'intraprendenza, scusate, le navi dell'epoca di Cristoforo Colombo non erano più adatte o più tecnologiche di quanto non fossero le navi romane o le navi ellenistiche, più o meno erano quelle. Non se ne capiva la necessità, tutto il mondo era dalla parte verso l'Oriente. Nel momento che l'Oriente si chiude bisogna trovare un altro sistema, d'accordo? E questo era ciò che era accaduto appunto a partire dalla metà del 1400, e c'era un grandissimo fervore nel tentativo di trovare possibilità, non di scoprire nuove terre, perché non c'era interesse a scoprire nuove terre, semplicemente il fatto che non si riteneva esistessero nuove terre, perché la scienza dell'epoca rispondeva a tutte le domande di carattere geografico, d'accordo? Si sapeva che la Terra era una sfera, che questa sfera era stata calcolata da Eratostene. Le dimensioni della parte emersa dall'Occidente fino alla Cina erano state misurate con calcoli più o meno fondati su situazioni astronomiche, in parte confermate dagli scritti di Marco Polo, e quindi si diceva: sappiamo che cosa c'è. Curiosamente gli unici dubbi rimanevano sulle terre polari, sull'estremo nord e sull'estremo sud, che infatti verranno esplorati per ultimi praticamente ormai nel Novecento, no? Per il resto il problema non c'era, era solo un discorso di carattere economico.
un discorso economico. Tra l'altro si diceva che era impossibile che ci fossero terre ancora da scoprire, perché Dio non poteva aver previsto un posto in cui non era arrivato il messaggio di Cristo. Per cui il messaggio di Cristo doveva essersi diffuso via terra, e quindi tutte le terre erano raggiungibili. Quindi non c'era il problema, la casistica legata a un'eventuale nuova terra da scoprire. Era tutto connesso appunto con questa ricerca di terre che si trovavano al di là dell'oceano. E tenete conto che c'erano moltissimi studiosi dell'epoca, per esempio il famosissimo Toscanelli, un grande astronomo, matematico, che addirittura aveva scritto una lettera ad Alfonso V del Portogallo, una lettera che Colombo sicuramente conosceva, perché poi è riportata in uno degli scritti che verranno attribuiti poi a Colombo. E in questa lettera si diceva che era possibile raggiungere la Cina partendo dall'Europa, navigando verso occidente, e si fece anche un calcolo di quello che doveva essere la distanza chilometrica. Ma soprattutto, poi importante, c'era tutta una mitologia che caratterizzava tutta la sponda atlantica, legata a possibili terre che c'erano al di là. Non è che c'era un imbecille che ne parlava, c'erano canzoni, c'erano leggende, c'erano favole, c'erano racconti, miti, tutte cose che parlavano di una terra al di là, a partire dall'Atlantide di Platone fino ad andare a finire alla Vinland dei Vichinghi, di cui abbiamo parlato l'altra volta, addirittura i Celti, le popolazioni dell'Irlanda, parlavano di una terra bellissima, una grande isola che si trovava lontano nell'oceano. E quest'isola si chiamava Brasil, che in celtico significava appunto grande isola. La parola Brasile deriva da questo, è una parola celtica addirittura. D'accordo? Però un conto erano queste storie, addirittura pensate, una curiosità, dal 1480 gli abitanti di Bristol, quindi qua, ogni anno, quando diventava primavera, gli abitanti di Bristol mettevano in campo due navi cercando di spingersi il più possibile nell'oceano, nel tentativo di raggiungere una terra che era al di là. E l'hanno fatto ogni anno dal 1480. Quindi, nel momento che arriva uno che dice voglio provarci, non è che come si vede nei film che la gente dice no, ma che scherziamo? Tutti la stavano cercando. Tutti la stavano cercando. Per trovare una soluzione di carattere economico, per trovare un mercato oltre, per trovare nuove aperture commerciali, per trovare nuove sistemazioni politiche, d'accordo? Era una cosa che riempiva fortemente i discorsi culturali e intellettuali della metà del 400. Tutti quanti cercavano di valutare la possibilità di comprovare se effettivamente, poiché tutte le cronache, tutti gli studiosi, tutti gli scienziati ormai dicevano, erano concordi, che la Terra era una sfera, quanto era grande questa sfera? E questo problema diventerà ancora più importante e urgente, ne vedremo la prossima volta con Magellano, diventa urgentissimo provare che la Terra è una sfera, ecco perché si fa la circumnavigazione, per motivi politici. Di questo ne parleremo la prossima volta. Voi pensate, in fondo passano pochi anni, ma come? Con Colombo ancora, che ci hanno detto a scuola, un sacco di buffonate, con Colombo ancora si ha paura che cosa c'è oltre l'orizzonte? 30 anni dopo, Magellano fa il giro del mondo. E che è? Cioè prima, è come se io fino ad oggi non so neanche nuotare e già tra un mese mi iscrivo alle Olimpiadi del 2016, cioè è una cosa assurda, evidentemente c'è qualcosa che non quadra, no? Nelle cose così come ci vengono insegnate. Quindi c'era un grandissimo fermento in quest'ottica verso l'esplorazione, verso la ricerca di qualcosa che era al di là dell'Atlantico.
Noi addirittura non sappiamo neanche quando è nato Colombo. Si è stimato che sia nato intorno al 1450, solo perché in uno scritto, che è un documento che è stato trovato relativo a una sua proprietà, anzi addirittura a un suo debito, poiché in questo debito che lui aveva con una famiglia di banchieri, i banchieri Fregosa, questo debito era un debito che poteva essere sottoscritto, banchieri Fregosa, anche voi avete i soldi dei banchieri Fregosa, faccio. I banchieri Fregosa fanno sottoscrivere questo debito, poiché quel tipo di debito era un debito che poteva essere contratto solamente quando si raggiungeva la maggiore età, che per l'epoca era 21 anni. Si è stimato quindi che il debito, che lui sia nato intorno al 1450-1451, però non ne abbiamo certezza dell'anno di nascita di Colombo. Curiosamente siamo più informati dal 1470, quando lui già è adulto, perché la sua famiglia, non lui, la sua famiglia, apre un'osteria a Savona e si trasferisce a Savona. E quindi abbiamo più documentazione, ma sono i documenti fiscali della famosa osteria che c'hanno loro a Savona, d'accordo? Quindi siamo un pochino più istruiti. Poi da alcune lettere, che a noi però sono pervenute in trascrizioni successive, a un certo punto si parla del fatto che lui aveva navigato molto da ragazzo, più che altro come addetto commerciale. Cioè noi sappiamo di fatto che i genovesi nel XV secolo erano i marinai per eccellenza, d'accordo? Cioè i genovesi nella mentalità collettiva dell'Europa erano i marinai. Perché cosa succede? Un po' tutte le grandi società commerciali, non solo italiane, ma anche straniere, si avvalevano come rappresentanti commerciali di genovesi. D'accordo? E questo purtroppo crea un problema, perché si spacciavano per genovesi anche persone che genovesi non erano, pur di entrare in quella situazione commerciale. Ecco perché dico, per noi a volte questo crea dei problemi. E noi sappiamo di importantissime banche, di famiglie, di banchieri genovesi, oltre ai famosi Fregosa, c'erano i Centurione, c'erano gli Spinola, tutte famiglie di importantissimi banchieri che praticamente avevano le mani in pasta nel commercio di tutto il mondo. Cioè erano debitori dei banchieri genovesi anche sovrani di paesi stranieri, sovrani kazari oppure sovrani georgiani, oltre ovviamente all'Inghilterra. Sapete, addirittura l'Inghilterra aveva comprato dai genovesi il diritto di battere bandiera genovese in modo tale che le sue navi non venissero attaccate, perché tutti erano pure dei genovesi, pure i pirati, e quindi come vedevano una nave genovese pure i pirati scappavano. E questa è la ragione per cui la bandiera dell'Inghilterra è quella di Genova, cioè bianca con la croce rossa, d'accordo? Quindi un po' tutte quante le nazioni dell'Europa erano legate commercialmente ai genovesi, e quindi non sorprende che un personaggio come Colombo risulti tra i 20 e i 30 anni essere presente a trattare, per esempio, una partita di melassa all'isola di Chio, o risulti a trovarsi in Irlanda, addirittura da sua stessa asserzione, in base a una lettera che poi, come ripeto, venne trascritta dopo, raggiunse persino l'Islanda, d'accordo? Quindi, però è chiaro, chi di noi ha fatto nella vita poche cose, è facile seguirlo negli spostamenti. Chi ne ha fatte tante, in un'epoca in cui la documentazione ce n'è poca, è più difficile. Ecco perché noi lo troviamo dappertutto. Lo troviamo praticamente in Portogallo, lo troviamo in Grecia, lo troviamo in Spagna, lo troviamo alle isole Azzorre, lo troviamo alle isole Canarie, e così come troviamo distribuito malamente lui, troviamo anche, perché poi chiaramente quanto voi si distribuisce, sono sempre certe le cose che poi si propagandano, no? Troviamo un po' in giro dappertutto, in giro nel mondo, i suoi amori,
Per cui ho avuto una moglie da una parte, una concubina da una parte, un amante sull'altra, addirittura una principessa spagnola, scusate, portoghese, era una sua amante. Cioè, ma sono cose che è difficilissimo per noi provarne l'autenticità. Così come noi non sappiamo neanche come era fatto Colombo. Questo è uno dei ritratti più famosi, ma sono tutti ritratti spesso che risalgono a 100 anni dopo la sua morte, d'accordo? Ritratti che vennero ricostruiti sulla base di qualche informazione di qualcuno che magari aveva conosciuto il figlio, nemmeno lui. Uno dei pochi personaggi, per intenderci, di cui oggi esistono due tombe di Colombo, d'accordo? Sì, due tombe, perché sia la Spagna che la Repubblica Dominicana ne rivendicano la tomba. Quindi, addirittura, persino l'Italia dice di averne un pezzo. All'Università di Pavia diciamo di averci un pezzo di Cristoforo Colombo, perché si dice che lui aveva studiato all'Università di Pavia, poi invece pare che non sia vero questo. Comunque, questo per farvi capire quanti problemi esistono su di lui. Noi tradizionalmente, no, cosa diciamo? Che lui comincia a bussare cassa, a un certo punto lui elabora sulla scia di una serie di studi che ha compiuto, elabora questa idea di cercare le Indie nel Nuovo Mondo, diciamo verso Occidente, comincia a frequentare le corti d'Europa, prima re Giovanni del Portogallo, poi Isabella di Castiglia, finché Isabella di Castiglia gli dà il finanziamento, e lì lui parte e arriva a fare così. Sì, pare facile, non è stata una cosa così complessa, soprattutto così facile, soprattutto non è una cosa così facile per noi, perché ci sono, questo è Giovanni II del Portogallo, noi sappiamo che sicuramente Colombo si rivolse a Giovanni II del Portogallo, perché esiste una lettera di mandato che Giovanni II del Portogallo dette ad alcuni alla sua università per vagliare la fattibilità di un progetto. Non viene fatto il nome di Colombo, però quasi sicuramente lui c'è andato, da Giovanni II del Portogallo, così come sicuramente è andato da Isabella la Cattolica, Isabella di Castiglia, sicuramente, perché esiste tutta una documentazione poi dei reali di Spagna, dei re cattolici, che fa riferimento a questo. Però noi abbiamo diverse altre notizie strane che collidono con queste cose, che non si sposano con una situazione così semplice, perché in realtà il viaggio poi è partito nel 1492, ma noi abbiamo notizie certe di Colombo dal 1470 al 1480, poi abbiamo 12 anni di buco. Cioè, che cosa succede in quei 12 anni fino alla partenza? Abbiamo moltissimi problemi a ricostruirlo. Troviamo notizie di Colombo alla corte del Duca di Medinaceli, troviamo notizie di Colombo registrate in alcuni mandati di finanziamento del Banco di San Giorgio di Genova, però non riusciamo a ricostruire tutte quante le vicende, d'accordo? È difficile. E ci sono delle strade, delle cose che ci portano fuori strada, per cui è difficile in qualche modo arrivare a saperne di più. Ad esempio, questa che vedete qui è una statua della tomba di un papa che si trova nella Basilica di San Pietro a Roma. Questa è la statua eseguita da Antonio del Pollaiolo, uno dei più grandi scultori e artisti della fine del 400, ed è una statua che rappresenta Innocenzo VIII Cibo. Ora, Innocenzo VIII Cibo, un papa molto importante, era un genovese, esponente della famiglia Cibo, una delle famiglie dei banchieri più importanti che c'erano in Italia. Innocenzo VIII Cibo, che appunto qualcuno recentemente ha ipotizzato potesse essere il padre, che Colombo potesse essere un figlio bastardo di Innocenzo VIII Cibo, e lui, quello che vi dicevo prima. Noi abbiamo una serie di indizi che rimandano a Innocenzo VIII Cibo, indizi però che non sono chiari. Sapete, è come dire, se io compio un delitto, poi se sono molto bravo
riesco a far sparire tutte le tracce, tutti gli indizi. Ma a volte quali sono gli indizi che non riesco a far sparire? Sono quegli indizi che a primo impatto non sembravano degli indizi e quindi io non li ho fatti sparire, ma qualcuno può ritrovarli quegli indizi lì. Nella storia succede la stessa cosa. Allora, ad esempio, questo qui appunto è, curiosamente, mentre c'è Colombo in quei famosi 12 anni in cui non sappiamo niente di Colombo, curiosamente c'è un papa genovese che si chiama della famiglia Cibo, un papa che ha molti legami commerciali e politici con la famiglia, con le famiglie dei banchieri genovesi a cui Colombo si sta rivolgendo. Poi c'è una particolarità: sotto questa statua c'è l'iscrizione funebre del papa, che venne messa quando il papa è morto. E guardate cosa dice l'iscrizione funebre alla sua terza riga: beh, Innocenzo VIII Cibo, pontefice massimo, fautore in perpetuo della pace in Italia e custode novi orbis suo evo in venti gloria. Sotto di lui è arrivata la gloria del nuovo mondo. Accidenti, troviamo sulla sua iscrizione funebre il fatto che si dice che mentre era papa lui, Colombo ha scoperto l'America. Non si parla di Colombo, ma si dice alla sua, sotto di lui appunto, nel suo regno, c'è stata la gloria della scoperta del nuovo mondo. È interessante questa iscrizione ben nella Basilica di San Pietro, sta a San Vaticano. Peccato una cosa, che il papa è morto il 23 di luglio del 1492. Cioè il papa è morto quando Colombo ancora non è neanche partito. Oltretutto, il suo successore è stato Alessandro VI Borgia, un papa spagnolo, il quale a ben diritto avrebbe potuto sulla iscrizione funebre dire, oltretutto lui era spagnolo, sotto di me hanno scoperto un nuovo mondo. E invece non è così. Questa scritta sta sull'iscrizione funebre di Innocenzo VIII Cibo, che appunto riporta questa indicazione. Ulteriore informazione: guardate come è scritto Cibo, il nome della famiglia. C-Y-Bo. Quindi è Cubo. Quando Colombo scopre le terre, a tutte le terre che scopre, gli dà un nome. E gli dà un nome spagnolo. Noi poi oggi le chiamiamo con un nome, spesso che è il nome... Tipo la prima isola che Colombo tocca è Guanahani, si chiama Guanahani, però lui la chiama San Salvador, d'accordo? Oppure Haiti, la chiamiamo Haiti, ma lui la chiama, non lo chiama Haiti, lui la chiama Hispaniola. La Repubblica Dominicana la chiama La Isabela, d'accordo? Cioè tutti i nomi presi così. La terra più grande che Colombo raggiunge nel suo primo viaggio è un'isola che è chiamata Cuba. Cuba, se voi guardate sui vecchi atlanti, non è scritto con la U, è scritto con la Y, Cuba. E Cuba noi non sappiamo perché si chiama Cuba. Qualcuno dice, forse era il nome indio, cioè Colombo dà nomi spagnoli a tutte le isole, la più grande invece la chiama col nome degli indi. E se l'isola di Cuba si chiamasse così, Ciba, dal nome del papa, Cibo. Poi c'è un'altra cosa interessante. No, scusate. Un attimino. No, niente. Evidentemente è una diapositiva che ho dimenticato di mettere. Un'altra cosa interessante. Se voi andate a Roma, se venite a Roma, e andate nella chiesa di Santa Maria Maggiore, è una delle quattro basiliche romane, d'accordo? Nella basilica di Santa Maria Maggiore
entrate e vedete un bellissimo soffitto eseguito su disegno di Antonio da San Gallo, bellissimo, fatto tutto quanto in legno rivestito d'oro, uno dei soffitti più belli di Roma. Ovunque, dalla guida del Turing al telefonino che voi mettete l'euro in chiesa, lo sentite, ovunque si dice quel soffitto venne rivestito d'oro con il primo oro riportato dalle Americhe. Perché? Perché i re di Spagna avrebbero dovuto, dopo il primo viaggio di Colombo, dare l'oro a Roma per farci il soffitto di Santa Maria Maggiore. Perché? Ci sono diversi indizi, indizi che hanno indotto, scusate un gioco di parole, negli anni 90 a fare degli studi particolari. Ci fu anche un giornalista del Tempo, che si chiama Ruggero Marino, che scrisse un libro, Colombo e il segreto del Papa tradito. È tra l'altro lo stesso giornalista che poi ha ipotizzato che Colombo fosse forse anche figlio del Papa. E Ruggero Marino, appunto questo giornalista, dice: no, Colombo è stato mandato in America dal Papa. Lui però si è spinto un po' oltre, perché il problema qual è? Che quando noi c'è una porta chiusa nella storia e riusciamo ad aprire uno spiraglio in quella porta, poi abbiamo la fretta di spalancarla e di far entrare da quella porta di tutto. Perché a un certo punto su questo studio di Marino si sono inserite di tutto, tipo i cavalieri templari che sono andati in America, la fonte dell'eterna giovinezza, l'oro dei templari, cioè è difficile dire questo. Sicuramente c'è qualcosa che a noi non quadra. Sicuramente la Chiesa di Roma ha avuto un ruolo importantissimo nel primo viaggio di Colombo. E questo lo sappiamo da altri indizi ancora. Io ancora non vi sto neanche dicendo, perché quei famosi 12 anni, noi che cosa veramente è avvenuto? Non lo sappiamo. Sappiamo che a un certo punto, nel 1486, Colombo finalmente riesce ad avere il primo incontro con i re di Spagna, con Isabella Cattolica e Ferdinando d'Aragona, e gli sottopone il suo progetto. Questi si prendono il progetto di Colombo e dicono che ora avrebbero visto, avrebbero valutato, e aspettano 4 anni. Cioè, per valutare un progetto ci metti 4 anni. È possibile che noi, o meglio che la storia abbia poi, sì, noi oggi in Italia abbiamo fatto un progetto, scusate, ne convengo con voi, sì. Per fortuna però queste cose sono state fatte nel 1492 e non nel 2016, altrimenti noi, altro che 4 anni, ci impiegheremmo 15 anni per fare un progetto del genere. Però considerate che, oltretutto, altra cosa interessante, quando poi, mentre Colombo aspetta quei 4 anni, noi sappiamo che lui è ridotto alla fame. Aspetta, dal 1486 al 1490, lui si trova a Siviglia, aspetta la risposta, è ridotto alla fame, tanto che deve vendersi i suoi libri e deve farsi assumere come disegnatore di carte. Quindi che vuol dire? Non c'ha una lira. D'accordo? Poi, finalmente, quando gli danno la risposta, gli dicono no. Lui allora, arrabbiato, che cosa fa? Prende, va via, smuove alcune sue amicizie, che guarda caso sono preti, alcuni vescovi, e questi vescovi a un certo punto riescono a fargli avere un'altra audizione con Isabella Cattolica, la quale convoca Colombo. Questa tomba che vedete qui sarebbe la tomba di, guardate, Alessandro Geraldino, vedete? Scritto Hic Iacet Reverendissimus Alexandrus Alexander Geraldinus. Alessandro Geraldino era vescovo di Amelia, qua in Umbria, e sarà il primo vescovo delle terre americane.
Perché? Infatti questa tomba qui viene da Santo Domingo, si trova questa tomba. Perché? Perché questo Alessandro Geraldino intercederà presso Isabella la Cattolica per convincerla a far fare il viaggio a Colombo. Ma come, il vescovo di Amelia che va lì? Cioè, c'è qualcosa che non quadra anche in questo senso. Un altro vescovo, Giovanni da Castro. Giovanni da Castro, la cui tomba si trova a Roma, a San Giovanni in Laterano. Questo Giovanni da Castro era il tesoriere, guarda caso, di Papa Innocenzo VIII Cibo. E questo Giovanni da Castro è uno che pure lui spinge Isabella a fare... La regina di Spagna, figurate che gli importava di due vescovi italiani che premevano su di lei. C'è qualcosa che non quadra anche in questo caso. Fatto sta che, diciamo, nel 1400, questa è la sala del trono dei re cattolici, dove sarebbe avvenuto l'incontro che poi si trova a Segovia, questa, nella quale poi loro decisero di accordare a Colombo la cifra di 2 milioni di moradini. Era l'unità di misura, la moneta che c'era lì, una moneta d'oro di tipo arabo addirittura. 2 milioni di moradini era una cifra modesta, l'equivalente oggi diremo di 50.000 euro, che per una spedizione di quello è poco. A un patto che metà di questa cifra la pagasse Colombo. E lui dice, va bene, e in un mese prende i soldi e va. Ma come? Si era venduto pure i libri, le carte, eccetera. Mazza, cioè uno che era ridotto alla fame poi trova 25.000 euro in un attimo. C'è qualcosa che non quadra nella ricostruzione storica che noi, diciamo, che la storia ufficialmente ci propone, ci dice. Evidentemente c'era un apparato molto più complesso per dare i soldi. Aspettate intanto, per ora rimaniamo con questo punto interrogativo. Andiamo avanti. Ecco, questi sono i tre cattolici, Ferdinando e Isabella, che avrebbero dato appunto 1 milione di moradini. E che cosa fa Colombo? Calma. E noi diciamo, gli danno 3 caravelle e con queste 3 caravelle lui decide di partire. Alta fregatura, alta fregatura. Non è vero che erano 3 caravelle. C'era una differenza enorme tra le 3 navi. Vediamole una per una. Cominciamo con la prima nave. La prima nave è la Santa Maria. D'accordo? Questo è un quadro che rappresenta. Andiamo un attimo in avanti. Ecco, questa è la ricostruzione delle 3 imbarcazioni che è stata fatta nel 1992 e che si trova oggi al porto di Palos. A Palos c'è un museo dedicato appunto alle 3 imbarcazioni di Colombo. Queste 3 imbarcazioni, eccole qui, ricostruite in grandezza naturale e fatte molto bene. Cominciamo con la prima, la Santa Maria. Allora, primo, la Santa Maria non era una caravella. La Santa Maria era una caracca. La caracca è completamente diversa della caravella, perché la caracca è una nave, cioè è la prima unità di imbarcazione che appartiene alla tipologia della nave. E non risultano caracche iscritte al registro portuale del porto di Palos. Quindi la Santa Maria non era di Palos. Sappiamo chi era il proprietario di questa nave, almeno così ci dice Bartolomeo de las Casas. Si chiamava Juan de las Cosas. Juan de las Cosas era appunto il padrone, o potremmo dire l'armatore della Santa Maria. Sappiamo che la Santa Maria non si chiamava Santa Maria, si chiamava la Galega, cioè la Galiziana. Era una nave con 3 alberi. 2 alberi, cioè l'albero di trinchetto e l'albero maestro, a vela quadra, e l'albero di mezzana invece a vela latina. Era lunga all'incirca 28 metri e aveva un equipaggio di 44 marinai. Ma era molto lenta e non era adatta per la navigazione in oceano. Però, stranamente,
questa imbarcazione, che è una caracca, cioè una nave, non è iscritta nel registro portuale di Palos. Poi sono altre due imbarcazioni. Ora, queste altre due imbarcazioni sono invece loro delle... E questo qui sarebbe un ritratto di Juan de las Cosa, che sarebbe il proprietario della Santa Maria. D'accordo? Poi ci sono, è un disegno fatto nel 1600, per un libro fatto nel 1600, una edizione appunto dello scritto di Don Ferdinando, cioè di Colombo fatto dal figlio Ferdinando nel 1600. Poi sono le altre due imbarcazioni, scusate un attimo avanti, un attimino, ecco. Le altre imbarcazioni, che sono, loro sì, due caravelle. Però attenzione, mi pare che è tutto semplice. Queste altre due caravelle sono una caravella portoghese, ed è una nave che si chiama la Santa Clara. Un'altra, una caravella spagnola. Scusate, una caravella portoghese, il cui nome, scusate, non sappiamo. Un'altra, una caravella spagnola, che si chiama Santa Clara. Ora, c'è una differenza di tipologia tra la caravella portoghese e la caravella spagnola. La caravella portoghese ha tre alberi, di cui due con vele quadre e uno con vela latina. La caravella spagnola aveva invece tre vele latine. E queste navi risultano iscritte nel registro portuale di Palos. Quindi erano di Palos. Non solo, ma erano addirittura di una famiglia, di cui noi conosciamo il nome. La famiglia Pinzón, il maggiore dei fratelli, Martínez Alonso Pinzón, e il più piccolo, Juan Yanez Pinzón, che erano i proprietari delle due navi. La nave più grande, di cui noi non sappiamo il nome vero, era una caravella, come ripeto, portoghese, si chiama così, più grande. Aveva una lunghezza che si aggirava intorno ai 22 metri e era chiamata Pinta come deformazione di Pinzón. Da Pinzón diventa la Pinta. D'accordo? È un aggettivo legato al nome Pinzón. Lo dico perché su molti libri si legge Pinta vuol dire dipinta. No, Pinta è la deformazione di Pinzón. L'altra nave, anzi l'altra caravella, che invece era più piccola e si chiamava la Santa Clara, era chiamata Niña per dire che è quella piccola, d'accordo? Era quella più piccolina e aveva velatura latina, quindi tre vele di tipo latino. E queste due navi sono iscritte nel registro portuale di Palos. Allora, per partire verso l'oceano bisognava partire da un porto che era già sull'oceano, ma era un discorso di sindacati. Io non potevo partire da un porto dove non ero iscritto al sindacato. Quindi, che vuol dire? Che Colombo è costretto a prendere i fratelli Pinzón, perché essendo loro di Palos della frontera e avendo loro delle navi iscritte al registro portuale di Palos della frontera, erano in grado di, dargli l'accreditamento sul porto da cui lui doveva partire. Ma la Santa Maria, noi della Santa Maria non sappiamo nulla. Sappiamo che era di questo Juan de las Cosa, che era chiamata appunto originariamente la Galega, cioè la Galiziana, però c'è da dire anche che la parola Galega, cioè Galiziana, all'epoca era un termine dispregiativo usato per indicare le prostitute. Cioè nel 1500 quando si diceva Galega si intendeva una prostituta, ma era chiamata la Galega, d'accordo? Ora, di fatto queste tre imbarcazioni, una caracca che non è iscritta a quel porto, che non sappiamo da dove viene, e due caravelle che sono iscritte a quel porto. Allora, è possibile che questa caracca non fosse armata dai re di Spagna? Cioè è possibile che Colombo avesse avuto il finanziamento da qualcuno, non sappiamo da chi? Dal Papa? Dai banchieri genovesi del Banco di San Giorgio? Non lo sappiamo. E questo qualcuno gli dà una caracca, cioè gli dà una nave, di cui Colombo assume personalmente il comando.
Però non può partire da Civitavecchia o da chissà dove, deve partire da un porto sull'Atlantico. Questo porto sull'Atlantico lo vincola a dover avere una possibilità, un accesso sindacale a una cooperativa di quel porto lì. E quindi è costretto ad aggiungere alla sua spedizione due imbarcazioni di proprietà privata di Alonso Pinzón e del fratello, che sono due caravelle, quindi sono le uniche, anzi, dovrebbero essere le due imbarcazioni predisposte per la navigazione in alto mare. Pensate, per darvi un'idea, la Santa Maria aveva un equipaggio di 44 persone, la Pinta aveva un equipaggio di 26 persone, la Santa Clara alias Nigna aveva un equipaggio di 22 persone, cioè la Santa Maria da sola aveva l'equivalente dei marinai di tutte le altre due imbarcazioni. Quindi questo già è uno squilibrio strano, questa cosa. Poi Colombo, e questo lo testimoniano le fonti, però che, come ripeto, sono fonti successive, di molti anni successivi, dicono che lui usava delle carte, non erano le carte di Palos, di carte lì, non lo erano, tant'è vero che Colombo si rifiutò sempre di far vedere le carte ad Alonso Pinzón. Queste carte gli erano state date a Colombo da suo suocero, perché uno dei suoceri di Colombo, perché Colombo era stato governatore dell'isola di Santo Stefano nell'arcipelago portoghese di Madeira, era stato governatore lì e aveva delle carte che Colombo aveva preso come dote da sua moglie, quindi carte oceaniche, carte che riportavano i venti, che riportavano le correnti oceaniche, e Colombo appunto aveva queste carte. Poi Colombo fece disegnare delle carte da suo fratello Bartolomeo. Colombo era uno, erano quattro figli, una femmina e tre maschi, e suo fratello Bartolomeo era un cartografo. Colombo aveva fatto disegnare delle carte, e tra l'altro sappiamo che aveva fatto disegnare delle carte sulla base di delle descrizioni di un marinaio genovese che nel 1447, quindi 50 anni prima, quasi 50 anni prima, aveva raccolto un naufrago che era naufragato in altissimo mare oceano e che aveva disegnato alcune correnti. Ora, noi tutte le carte di Colombo però non ce le abbiamo. Perché? Perché per qualche inspiegabile motivo tutte le carte nautiche del primo viaggio delle Americhe, nel 1510, Carlo V di Spagna ha dato ordine di distruggerle. E perché? Non lo sappiamo. Di fatto vennero distrutte. Quindi possiamo solo affidarci a notizie date. Alcune di queste carte, molto curiose, molto interessanti, un attimo indietro, potrebbero essere però carte che a noi sono pervenute in modo così, in modo spurio. Una delle quali, per esempio, sapete, c'è la famosa carta di Piri Reis. Questa carta che vedete qui è una carta, un portolano, una carta nautica, quasi sicuramente è il lacerto di una carta ancora più grande, che attualmente si trova nella biblioteca del museo Topkapi di Istanbul. È firmata da un ammiraglio di Solimano il Magnifico, Piri Reis, scritta in turco, questa lunga è scritta in turco. Questa carta si data al primo decennio del 1500, quindi l'America era stata scoperta da quasi 20 anni, da meno di 20 anni. Però c'è una cosa strana, che se voi guardate questa carta, è esposta così per intenderci, questa è l'Africa, questa è la Spagna, questo è lo stretto di Gibilterra, questa qui è la costa del Brasile, d'accordo? E scendendo in basso si arriva fino praticamente alla baia del Paraná, al Rio della Plata, scusate, quindi si arriva praticamente fino a Buenos Aires qua giù. Ora, ci sono delle iscrizioni e c'è una cosa strana. Vi taccio il fatto che su questa carta
sono indicate delle terre qui sotto e qualcuno dice rappresentano la Groenlandia non coperta da ghiacci. In realtà si è visto che quelle linee di costa sono un allungamento della costa meridionale del Brasile e dell'Argentina, d'accordo? Che si piega, ma questo è un discorso che riguarda la cartografia antica, che quindi in questa sede ha poca importanza. Ma c'è una cosa interessante, qui noi troviamo questa costa qui, che quindi sarebbe il Brasile, questa parte, qui sotto l'Argentina, e poi troviamo qua le Antille. Ora, mentre questa costa è molto accurata, cioè si vedono con grande accuratezza le diverse baie della costa settentrionale del Brasile. La parte qui su, che teoricamente era stata scoperta prima, non ha alcuna somiglianza con la realtà. L'isola di Cuba, che voi mi consentite, ha una forma molto particolare, no? Si vede, riconosce Cuba, è indicata praticamente come un rettangolo, come se le prime carte nautiche che vennero fatte non andarono poi a confluire nella conoscenza cartografica generale, tanto che si sapeva di più sulle terre da poco scoperte che di quelle che erano state scoperte da più tempo. E c'è anche una cosa particolare, la scritta che vedete qui. Mentre questa scritta qui sotto in turco fa riferimento con una certa attenzione a quelle che sono state le date di scoperta di questa parte, qui sopra invece c'è solo una notazione a piedi pagina. Qui sotto ti dice: queste terre vennero scoperte e portate alla conoscenza da un certo infedele di Genova che si chiama Colombo. Cioè, invece che dare grande attenzione a quelle lì e magari minore attenzione a quelle più recenti, è il contrario. Come se è rimasta una bolla di conoscenza legata alla parte connessa appunto con le grandi Antille, quindi con la parte raggiunta per prima da Colombo. Ma il discorso è, questo è il particolare, vedete, dove siete appunto Cuba, vedete che forma strana, un quadrato praticamente. Avanti, allora, noi siamo arrivati però appunto che queste imbarcazioni, una caracca e due caravelle, partono da il 3 agosto alle 6 del mattino del 1492 da Palo della Frontera. Ora, mettiamoci un attimo, perché soprattutto, mannaggia, è la logica che noi dobbiamo analizzare. Scusate, se chiunque di voi deve andare un mese in vacanza, o deve andare per un mese una sua casa che c'ha da un'altra parte, mamma mia, i preparativi, porca miseria, le pentole, i piatti, i giacchetti se fa freddo, cioè prendiamo di tutto, d'accordo? Ci prepariamo con una grande complessità, ci portiamo la gabbia col canarino, il gatto, la nonna, se non lasciamo un parente a cui lasciarla, cioè ci portiamo tutto, d'accordo? E andiamo per un mese in una vacanza. Questi partono da qui, da qui sopra, per andare in un posto di cui teoricamente non sanno nulla, non sanno neanche se quel posto esiste, d'accordo? Salpano, tre imbarcazioni, non vanno, con tutto il rispetto, sull'Adriatico, da Ancona a Spala, dove sta qua, d'accordo? Vanno nell'Atlantico, partono dopo tre giorni che sono partiti, alla Pinta si rompono tutte e due i timoni e la Niña ci si rende conto che con quelle vele non può andare da nessuna parte. Ma cioè, questi sono errori che potrei fare io, che non capisco una mazza di mare, che allora vado, mi metto con un canotto e quindi penso di andare a remi a Cuba. No,
Dopo 3 giorni loro si rendono conto che, tra l'altro, le uniche 2 imbarcazioni che teoricamente erano per l'oceano, cioè le caravelle, non sono adatte. Tant'è vero che si trovano costretti a, hanno appena salpati, ad andare alle Canarie. Devono spostarsi alle Canarie. Solo che la Pinta, che ha tutte e 2 i remi rotti, arriva alle Canarie con 2 settimane di ritardo. Quindi loro salpano con la gabbia, col canarino, con i giacchetti, con gli ombrelli, con tutto, con la frigo bar, di tutto. Arrivano, appena sono andati in lontananza, alla nave, che deve essere più tosta, così, cioè la caravella per eccellenza, i remi, cioè i timoni, c'erano tutti e 2. Un sabotaggio? Boh, fatto sta, si rompono tutti e 2 i timoni. Allora, Colombo dirige la Santa Maria, che era la più lenta, perché era una caracca, non è una caravella, la dirige sull'isola di Gomera, e arriva sull'isola di Gomera, e devono stare lì fermi 2 settimane ad aspettare che arriva anche la Pinta. Quando la Pinta arriva, cosa fanno? Smontano totalmente la Pinta e la legna. Alla Pinta gli rifanno i timoni. Premetto che, a dispetto di quello che si vede nei film, all'epoca il timone non era la ruota di timone, cioè erano 2 corde da una parte, una corda da una parte, una corda dall'altra parte della nave, e il timoniere doveva tirare una corda o l'altra corda perché il timone si muovesse. Non esisteva ancora il timone a ruota. Quindi stanno fermi complessivamente 1 mese all'isola di Gomera, e in quel mese cambiano totalmente la velatura della Niña, che diventa da vele latine, 3 vele latine, diventano 2 vele quadre e 1 velatura latina. Quindi sono salpati tutti tozzi e combattivi, e poi sono stati fermi 1 mese all'isola Canaria. A Colombo non è andata male, perché aveva una sua amante sull'isola di Gomera, quindi lui per quel mese che è stato lì ne ha approfittato, ha attaccato il cappello, potremmo dire, ecco. Poi, altra cosa interessante, se io non so che cosa c'è qua giù, e devo andare da lì a cercare qualcosa, tenderò a posizionarmi su un parallelo e a percorrere il parallelo. E invece che cosa fa Colombo? Quando alla fine risalpano, e siamo praticamente ormai il 6 di settembre del 1492, le 3 imbarcazioni fanno un giro strano, cioè salpano, si spostano prima orizzontalmente, poi all'improvviso vanno verso nord, proprio in tempo per prendere i venti Alisei, che con quel nuovo tipo di velatura li porta direttamente verso le Grandi Antille. Come facevano a sapere che lì c'erano gli Alisei che tirano in quella direzione? Premetto che le conoscenze di venti ufficialmente, quelle che sappiamo noi, più attendibili che c'erano, erano quelle delle isole Azzorre. Le Azzorre sono lambite dagli Alisei, d'accordo? Ma non si può sapere se i venti che colpiscono le Azzorre poi avrebbero avuto una periodicità tale e uno spazio così ampio, e soprattutto che bisognava andare a un parallelo più a nord per prendere gli Alisei, che proprio in virtù delle nuove vele che erano state messe li avrebbero spinti lì. Perché è vero che noi diciamo che loro salpano il 3 agosto e arrivano il 12 ottobre, 3 agosto è 1 mese, 2 mesi, 2 mesi e mezzo, ma no, loro sono stati fermi 1 mese a Gomera, loro sono stati fermi 1 mese alle Canarie, quindi in fondo hanno impiegato solamente 44 giorni per arrivare, che sono poco se tu non hai la più pallida idea di nulla. Se invece tu sai quali venti prendere, la periodicità di quei venti, con che tipo di velatura affrontare quei venti, il discorso è diverso. Oltretutto, lui salpa ad agosto. Vi ricordate tutto quello che abbiamo detto agli incontri scorsi? Si tendeva a navigare nella stagione bella,
Perché soprattutto in un mare che tu non conosci, ma che ne sai quando arriva l'autunno che cosa trovi lì? E invece loro salpano ad agosto e stanno fermi un mese alle Canarie e si mettono in mare, in un mare incognito, praticamente a settembre, quando teoricamente la navigazione oceanica doveva venir meno. Cosa che infatti succederà al ritorno, perché al ritorno loro troveranno delle tempeste. Quindi sono errori troppo grossolani, a meno che non si avessero delle conoscenze che però noi non sappiamo che loro avevano, d'accordo? E questo ovviamente lascia amplissimo spazio alla divagazione, nel senso che per questa ragione molta gente ha parlato di forze, di mappe che erano state fatte dai Templari, ma noi non possiamo dire questo perché non abbiamo delle documentazioni che ci dice questo. Oltretutto ricordate una cosa, c'è sempre quel dissidio di data. Innocenzo VIII sulla tomba c'è scritto ha scoperto il nuovo mondo, ma ancora doveva partire, e questo ha fatto spazio ad altri che hanno detto forse quello che noi viene indicato come il primo viaggio di Colombo con le Americhe forse era il secondo, forse lui c'era già stato in quei famosi 12 anni prima, c'era stato magari con un finanziamento papale e quindi sulla tomba del Papa era riportato. E quello che noi indicato come il primo viaggio, forse è il primo viaggio che Colombo ha fatto poi battendo bandiera spagnola. Però sono tutte ipotesi estremamente seducenti, ma non sono ipotesi che possiamo confermare. D'accordo? Signori, io non vi posso vendere la verità. Se io vendevo la verità insegnavo teologia, non insegnavo archeologia, d'accordo? O mi avevano fatto vescovo, d'accordo? Io non posso vendere la verità, io posso limitarvi a farvi capire l'esistenza di alcune domande. Ci sono delle domande, poi se qualcuno è in grado di rispondere a queste domande che la storia ci ha aperto, ben venga. Sono delle domande che tuttora sono aperte, però, d'accordo? Quello che è certo, il ruolo della Chiesa di Roma e del papato è forse un ruolo molto più attivo di quello che noi vogliamo immaginare. Fatto sta che Colombo poi prende gli Alisei e con gli Alisei arriva alle Antille, arriva tra l'altro, tocca, sapete, prima cosa l'atollo di Guanani, che è uno degli atolli più esterni. Curioso, lui becca proprio l'atollo più esterno, cioè non è che dice dai, ha fatto un giro largo, ha passato questo senza accorgersene, è andato qua giù, cioè queste sono distanze in miglia anche notevoli, d'accordo? Quindi lui se veniva da nord, perché lui veniva, scusate, lui veniva da qui, d'accordo? Avrebbe potuto, venendo da qui, toccare terra qui, no, lui becca proprio l'atollo più esterno. E tra l'altro, sapete, altra cosa curiosa, lui praticamente il giorno prima, che già molti marinai avevano paventato un ammutinamento, lui dice, se entro domani non troviamo terra, torniamo indietro. Cioè questa è un'affermazione importante. E guarda caso, quella notte, alle 2 di notte, avvistarono la terra proprio quel giorno dell'ultimatum. Cioè ci sono troppe cose che risultano casuali, d'accordo? Fatto sta che lui tocca terra lì nell'isola di Guanani, che è questa, un'isola abbastanza piccola, che lui dove trova tra l'altro un gruppo di indigeni del gruppo dei cosiddetti Taino. Guarda caso, pure questa è un'altra cosa curiosa, i Taino, che sono i primi indigeni con cui Colombo ha avuto a che fare, sono di tutte le tribù indigene delle Antille, l'unica che oggi non esiste più, perché i Taino vennero sterminati totalmente già nei primissimi anni del 1500. Cioè i primi con cui Colombo ha avuto a che fare sono gli unici che non hanno avuto poi una continuità storica, i Taino, ricordate, eppure non avevano oro, non avevano nulla,
loro sono stati sterminati in molti casi da altre tribù indigene, d'accordo? Oltre ovviamente che dal fomentare poi degli europei che sono arrivati e hanno scatenato delle guerre interne, delle lotte interne tra le diverse tribù. Poi Colombo che cosa fa? Colombo ricomincia a, diciamo, dopo essere stato qui, comincia a passare di isola in isola, così, raggiunge Cuba, a cui dà il nome appunto Cuba, poi si sposta verso Santo Domingo, così, e a Santo Domingo, sapete, succede una cosa, la Santa Maria si incaglia e affonda, tanto che Colombo si trova costretto. Ah, altra cosa interessante, mentre stanno lì, mentre stanno scendendo lungo la costa, improvvisamente Alonso Pinzón sparisce con la pinta, sparisce e sta lontano praticamente per un mese. Dopo un mese, dopo che intanto la Santa Maria è affondata, alcuni indigeni dicono: guarda che abbiamo visto una grande nave passare di là. Colombo allora mette in mare la Niña, manda alcune persone della Niña a cercare la pinta, ma non la trovano, nonostante ci fossero due fratelli, i Pinzón. Dopo qualche giorno ritorna la Niña e dopo qualche giorno ancora viene anche la pinta, dove si sapeva che Pinzón si era dato al saccheggio delle isole. Non essendo intanto affondata in un atollo, appunto, essendo affondata la Santa Maria, Colombo decide di trabordarsi sulla Niña e di tornare con una sola nave, con due sole navi, con due sole caravelle. Questo purtroppo però si doveva fare lasciando della gente lì. E allora 39 marinai vennero lasciati su un'isola, l'isola di Haiti, dove venne fondato un fortilizio a cui venne dato il nome di Navidad, cioè la Natività, perché la Santa Maria è affondata proprio il giorno di Natale del 1492. Per cui qui si vede, guardate, qui si vede appunto l'isola di Spagnola, Haiti, dove loro stanno appunto costruendo la Navidad. Questa è una stampa dell'epoca, pare chissà che sia Navidad, guardate, in realtà era una palizzata di legno con una casa in mezzo, d'accordo? Dove rimangono appunto questi 39 marinai. Dopodiché Colombo, scusate, questo è il soffitto con l'oro delle Americhe che si trova a Santa Maria Maggiore, non è una manciatina d'oro, d'accordo? È tanto. Allora, per quale ragione è possibile che esistesse un vincolo contrattuale che obbligava a consegnare i proventi di quel viaggio al papato? Perché altrimenti non esistono documenti a Roma che parlano del finanziamento fatto dai re di Spagna di questo soffitto. Non è che dice, dai, Isabella dei Cattolici e Ferdinando donano l'oro delle Americhe per fare il soffitto, no? Non esistono documenti in tal senso, c'è però la certezza che quell'oro viene dal primo viaggio, come se fosse un liquidare una clausola contrattuale, d'accordo? Di fatto, a partire da questo momento, noi vediamo che Colombo fa una carriera luminosissima, in seno alla corte spagnola, viene dichiarato ammiraglio del mare oceano, il titolo di governatore delle Indie occidentali. Sapete che tra l'altro lui, per tornare indietro, con le famose due imbarcazioni, ha dovuto fare un giro ancora più largo. Torno un attimino indietro, qui, scusate, cioè lui da qui, proprio per non avere gli alisei che lo respingevano qua, è dovuto da qui andare a nord. Praticamente lui non è da qui partito in qua, da qui è andato a nord su, quando è arrivato più o meno all'altezza del parallelo delle Azzorre, qua su, allora ha cominciato a spostarsi. E tra l'altro qui in pieno oceano è stato preso da una tempesta che ha separato la Niña e la Pinta. Per cui la Niña e la Pinta sono arrivate ognuna per conto suo separatamente. Tra l'altro Colombo è arrivato alle Azzorre, che sono portoghesi,
e poi dalle Azzorre ha dovuto riparare la Niña e arrivare poi a Lisbona, dove la Niña è stata nuovamente restaurata, poi da Lisbona è andato poi a Palos, mentre intanto Pinzón andava direttamente in Spagna, ma in Galizia, perché aveva preso dei venti che lui evidentemente non conosceva, e i venti di Pinzón l'avevano mandato qui su, mentre Colombo ha attraccato qua. Cioè, sapete che Pinzón arriva lo stesso giorno, si dice, di Colombo, ma arriva delle ore più tardi, e quindi per questa ragione il merito poi venne ufficialmente riconosciuto a Colombo, che è stato comunque il primo che è tornato. Colombo ebbe, quando poi nei viaggi successivi lui tornò, trovò che l'insediamento di Navidad era stato distrutto, che i suoi, gli europei che erano rimasti lì erano stati tutti uccisi, eh? Infatti questa stampa dell'epoca rappresenta il secondo viaggio di Colombo, dove si vede appunto l'insediamento di Navidad incendiato e gli indi che avevano ucciso tutti quanti gli europei. E poi ci furono una serie di altri viaggi, ma tutti i viaggi successivi vennero fatti battendo bandiera della corona di Spagna. Lui ebbe il titolo di Don, di governatore delle Indie occidentali. Questo è un ritratto postumo, questo ritratto del 1600 addirittura, e questo stemma che vedete qui è lo stemma di Cristoforo Colombo come governatore, appunto ammiraglio del Mare Oceano e governatore delle Indie occidentali. Questa è la firma di Colombo, Christoferens, cioè portatore di Cristo. Guardate anche il nome Cristoforo come è evocativo, no? Portatore di Cristo, cioè colui che evangelizza in qualche modo. E questa è quella che oggi viene indicata come la tomba ufficiale di Colombo. C'è da dire che sono stati fatti esami del DNA in questa tomba, come anche nella tomba che si trova a Santo Domingo, e nessuno dei due ha dimostrato delle affinità genetiche con quelli che sono i discendenti di Cristoforo Colombo, che esistono tuttora in Spagna. Addirittura c'è un ufficiale di marina che si chiama Cristoforo Colombo, che è in Spagna, è un discendente di Colombo, e quindi rimane un po' aperto il problema dell'identificazione di Colombo. Comunque sta di fatto che nella cattedrale di Siviglia c'è questo bellissimo monumento, che è proprio un monumento del 1800, che rappresenta appunto la tomba di Colombo sorretta da questi araldi che reggono sopra le insegne dei diversi regni di Spagna: Castiglia, León, Navarra e Aragona. Quindi riportato così. Che cosa possiamo dire quindi noi? Sicuramente noi dobbiamo dare un giudizio particolare alla spedizione di Colombo. Nel nostro immaginario collettivo la scoperta di Colombo diventa la scoperta dell'America, d'accordo? In realtà noi dobbiamo vedere i risvolti sociopolitici di questo discorso. Il viaggio di Colombo fu l'ufficializzazione di un nuovo paese, che si seppe poi essere un nuovo paese, altrimenti in un momento si pensava che fosse il territorio dell'Asia più estrema, e l'apertura di traffici commerciali, sfruttamento, relazioni diplomatiche da parte di alcuni paesi europei. Questi paesi europei si trovarono ad avere una possibilità di arricchimento praticamente infinita, in questo senso, e cominciò la corsa, perché il nuovo continente scoperto non era un'isoletta grande così, era un continente. Quindi nel momento che è aperta quella via, comincia la corsa di tutti ad accaparrarsi lo sfruttamento di quelle terre. A questo punto però dovevano prevalere dei presupposti legali, d'accordo? Perché? Perché in quel momento l'Europa aveva una serie di equilibri molto importanti che raccordavano tutte quelle nazioni che si definivano appartenenti a una sorta di arbitrato e di lega fatta dai paesi cattolici.
Guarda caso, in questa corsa non si inserisce in un primo momento le Fiandre, l'Olanda, non c'è mai avuto niente a che fare con questa guerra, tranne una piccola parte, gli olandesi che arrivano a fondare Nuova Amsterdam, cioè New York. Anche gli inglesi arrivano dopo. In un primo momento diventa tutto un contenzioso tra i paesi cattolici, e cioè la Spagna, il Portogallo e poi la Francia. Il garante di tutto questo era il papato. Tant'è vero che quando noi la prossima volta che parleremo di Magellano parleremo del trattato di Tordesillas, che venne sottoscritto dai re cattolici praticamente dopo il 1495, cioè 3 anni dopo, il garante è il Papa, che è Papa Alessandro VI Borgia, che è spagnolo. Allora, è possibile che quando nel trattato di Tordesillas vennero stabilite le sfere di competenza di tutti quanti i vari paesi, è possibile che il Papa spagnolo, per dare maggior peso politico ed economico alla Spagna, abbia in qualche modo fatto manipolare la storia, lui o anche i re cattolici, tanto da far risultare che alcune rivendicazioni che avrebbe dovuto giustamente avere la Chiesa vennero invece negate e vennero girate totalmente alla Spagna? È possibile questo? Sì, è plausibile storicamente, ma purtroppo non abbiamo documenti in tal senso. L'unica cosa che possiamo dire è che nella storia, così come la conosciamo noi, ci sono grandi crepe nella documentazione, crepe nella logica, crepe nei documenti che rimangono, d'accordo? Sono delle cose che non si spiegano e c'è un periodo di 12 anni di cui sappiamo molto poco, d'accordo? In una società come quella dell'epoca non è impossibile che nel corso di questi 12 anni fosse stato compiuto qualcosa di cui poi è stato cancellato totalmente il ricordo, ma che rimane solo in alcuni elementi, come l'informazione sulla tomba di Innocenzo VIII, come alcuni registri di finanziamento e di pagamento date da alcune banche genovesi, o come le informazioni, i registri di pagamento del cardinale Giovanni da Castro, che gira al finanziamento delle esplorazioni geografiche 2 anni di estrazione dell'allume dai monti della Tolfa, che erano di proprietà papale, cioè delle cose che sembrano illogiche alla luce di quello che è avvenuto dopo. Noi purtroppo la soluzione non la sappiamo, perché proprio questo è una delle problematiche storiche più importanti che il 1400 ci abbia mantenuto, ma che avrà poi il maggior peso nei secoli successivi. Certo, non possiamo fare a meno di fare una considerazione. La storia non si fa con i se, ne convengo, ma che cosa sarebbe stato della storia se la Chiesa, il papato, avesse potuto contare su tutto ciò a livello di ricchezza che avrebbe potuto comportare lo sfruttamento dei giacimenti del nuovo mondo? Cioè, se tutte le ricchezze e lo sfruttamento economico e l'apertura dei traffici, che poi venne girata alla Spagna e al Portogallo, fossero invece stati fin dal primo momento gestiti dalla Chiesa di Roma, che cosa sarebbe stato? Una cosa è certa, qui ci troviamo in alcuni anni in cui la storia è fatta da un genovese e il Papa che muore è un genovese, e poi tutto viene girato dalla Spagna e il Papa che viene eletto è uno spagnolo. Quindi si tratta certamente di un indizio importante, ma tuttora grandi notizie totalmente nuove e riconosciute attualmente ancora non ci sono. Siamo fermi al palo. Grazie dell'attenzione, buona serata.